Ci rivolgiamo alla parola del Signore questa mattina e torniamo, dopo varie settimane, al Vangelo secondo Matteo e leggeremo i versetti dal 38 al 42 del capitolo 5. Matteo, capitolo 5, versetti dal 38 al 42. Ma li leggeremo fra un po'. L'ho detto in modo che possiate cominciare a prendere la vostra Bibbia. Nella provvidenza di Dio siamo giunti appunto a questo passo del Sermone sul Monte. E sembra un passo che pare fatto appunto apposta per il momento storico che stiamo vivendo. In questi momenti, in questi giorni, la comunità internazionale si sta stringendo attorno alla nazione dell'Ucraina nel condannare l'aggressione militare messa in atto dalla Russia, che ha appunto messo a ferro e fuoco quel paese e che rischia, come tutti sappiamo, di divenire l'innesco per un conflitto di ben più ampie proporzioni. A prescindere dal fatto che la situazione e le ragioni di qualunque conflitto sono sempre più complesse di quello che può apparire e, diciamolo pure, di quello che ci rappresentano e ci fanno vedere i media in questo momento, noi, non senza volere prendere una parte politica piuttosto che un'altra, in questi momenti non possiamo che essere dalla parte di chi sta soffrendo, di chi si trova sotto le bombe, di chi ha le proprie case abbattute, di chi deve lasciare il proprio paese, di chi sta soffrendo terribilmente, di chi sta perdendo la vita. E permettetemi di dirlo, non solo gli ucraini o quelli delle popolazioni vicine, ma anche tanti giovani soldati russi che sono mandati a, come carne da macello, a fare una guerra che spesse volte, magari per alcuni di loro, non è neanche così comprensibile. Non possiamo essere equidistanti, non possiamo essere neutrali. Quelli che vogliono essere neutrali lo vogliono essere, lo ribadisco, l'ho già detto e lo ribadisco, non per questioni di principio, ma perché hanno paura che la guerra possa giungere fino a loro. Ma questo è purtroppo inevitabile se ci sarà una escalation. E chi lo sa? Se noi che abbiamo conosciuto la prosperità e la pace per tanti anni, abbiamo conosciuto in questi anni il pericolo, la malattia, la pandemia, chissà se la nostra generazione non dovrà conoscere anche la guerra. Non sarebbe una cosa troppo strana. Gesù l'ha detto che queste cose sarebbero durate e continuate fino al suo ritorno. I cristiani però devono pensare anche alla guerra, secondo l'insegnamento di Cristo. E questo passo che leggeremo fra poco, Matteo 5, 36 a 42, sebbene non affronti la questione in modo diretto, però può esserci di grande aiuto per formare il nostro pensiero. Perciò leggiamo Matteo, capitolo 5, versetti 38. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltare le spalle. Troviamo qua in questi versetti la cosiddetta legge del taglione, dal latino lex talionis, talio talionis in latino significa ritorsione o anche vendetta, la legge della ritorsione. E la prima cosa che dobbiamo capire è appunto che cosa significa questa parola, questa legge, occhio per occhio, dente per dente, perché la troviamo
nell'Antico Testamento la troviamo in tre punti diversi dei primi cinque libri della Bibbia: al capitolo 21 del libro dell'Esodo, al capitolo 24 del libro del Levitico, al capitolo 19 del libro del Deuteronomio. E questi passi, se vogliamo capire che cosa significa occhio per occhio, dente per dente, così come lo ha citato il nostro Signore Gesù Cristo, dovrebbero essere studiati con attenzione. Ma io vi voglio, non lo farò in modo dettagliato perché richiederebbe molto tempo, ho già detto che temo di essere particolarmente lungo oggi e non voglio esserlo, non voglio annoiarvi, però è importante che comprendiamo bene il significato della parola di Dio nel suo contesto. E se prendiamo il capitolo 21 del libro dell'Esodo, dal versetto 22 al versetto 25, presenterò questo e vi faccio comprendere. Se durante una rissa qualcuno colpisce una donna incinta e questa partorisce senza che ne segua altro danno, colui che l'ha colpita sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà. La pagherà come determineranno i giudici. Ma se ne segue un danno, darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. Che cosa comprendiamo da questo passo? E lo comprenderete anche meglio se leggerete il passo di Levitico 24 da 10 a 23 e di Deuteronomio 19 da 14 a 21. Ho detto questi passi, non li guarderemo con attenzione, ma potete controllare in seguito. Questi tre passi dove viene citata questa legge, prima di tutto si riferiscono alla dimensione pubblica, cioè non privata, della ritorsione o della vendetta, tra virgolette. Cioè qui si parla di coinvolgimento di giudici, di un tribunale, di qualcuno che ha autorità e che decide quale deve essere la giusta condanna o la giusta pena per un certo delitto che è stato commesso. E quindi questa legge del taglione, questa occhio per occhio, dente per dente, è sicuramente, non solo, e non poteva essere diversamente perché viene da Dio, una legge di giustizia, è un principio di giustizia ed è un'espressione di grande sapienza divina nel regolare un mondo dove è presente e operante la realtà del peccato e della malvagità. Una legge del genere non avrebbe senso di esistere in un mondo perfetto, dove tutti sono bravi, tutti sono buoni, tutti sono giusti, tutti sono santi, tutti sono rispettosi, tutti sono amorevoli, tutti sono gentili. Ma in un mondo come quello in cui viviamo è una necessità. Come abbiamo detto del divorzio, no? Gesù disse: il divorzio non era nel piano di Dio, ma è a causa della malvagità dei vostri cuori che Mosè, quindi Dio, ha permesso il divorzio. È la stessa cosa, la legge del taglione, questa legge di occhio per occhio, dente per dente, è una misura divina, della sapienza divina per un mondo come quello in cui noi viviamo. E a che cosa serviva? A che cosa serve? Prima di tutto a restringere e a frenare la vendetta privata, impedendo l'immediata manifestazione dell'ira verso chi ha commesso un atto violento. Questa dimensione pubblica è che non è che se io ricevo un male posso automaticamente, personalmente, direttamente replicare al male. Dio vuole frenare l'ira che è naturale che scaturisca nella persona che viene maltrattata. Ma attenzione! Se dovesse succedere sempre così, che cosa sarebbe questo mondo, no? Immaginatevi se una persona fa un sopruso e voi rispondete immediatamente a quel sopruso.
Che cosa è successo? Ci saranno due persone che avranno fatto il sopruso. E poi sì, veramente ci può essere una escalation, ed è così che iniziano le guerre mondiali, no? Ma poi la seconda cosa è questa legge serve a fornire un criterio oggettivo di corrispondenza tra pena e delitto. Se una persona ti cava un occhio, questa persona merita di avere lo stesso danno. Se una persona ti dà uno schiaffo, tu non è che puoi tirare fuori un coltello e l'ammazzi. Cioè, la condanna e la pena deve essere corrispondente al delitto. Non bisogna approfittare della posizione, che so, di maggioranza o della migliore condizione in cui si trova, che so, a volte perfino un gruppo razziale, per reprimere un gruppo sociale o razziale, appunto, più debole, con una condanna che è sproporzionata alla pena, al crimine commesso. Al massimo un occhio per un occhio. Se è un occhio, un altro occhio, non tutti e due gli occhi. Se è un dente, un altro dente. Non fargli rifare la dentiera o cose di questo genere. Quindi serviva a frenare la vendetta, serviva a fornire un criterio oggettivo, serviva a impedire l'innesco di faide, in cui se tu mi fai una cosa a un mio parente, io ti ammazzo il tuo parente, poi tu mi ammazzi due miei parenti, poi io te ne ammazzo tre e così via. Insomma, sappiamo di queste cose che sono successe nella nostra regione, in Calabria, eccetera. E serviva a difendere i deboli. Perché ammettiamo che una persona che è stata maltrattata non ce la faccia a difendersi. Chi lo deve difendere? Lo deve difendere i giudici, lo devono difendere gli altri, lo deve difendere la società, come si dice. E poi serviva, questa è una cosa molto importante che voglio sottolineare, a impedire la contaminazione del paese. Fin dall'inizio della storia della Bibbia, noi leggiamo una frase che deve farci riflettere. Vi ricordate quando Caino uccise suo fratello Abele? Cosa disse il Signore a Caino? Disse: il sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. La terra che ha preso il suo sangue solleva una voce contro di me ed è un grido, perché la terra è stata contaminata dal sangue innocente, e il sangue innocente deve essere ripagato, deve essere vendicato, vita per vita, abbiamo letto nel passo di Esodo 21. E se considerate ancora altri passi della scrittura, i delitti che non vengono puniti, dice Dio, avrebbero contaminato il paese, e il paese contaminato avrebbe vomitato il popolo da esso. Dio è un Dio di giustizia. Dio vuole che giustizia sia fatta nel modo giusto. Non si può versare il sangue e quel sangue versato rimanere per terra senza che ci sia la ricerca del giusto e del vero colpevole e la giusta condanna del colpevole. Non si può pensare di compiere dei crimini che offendono la natura stessa dell'umanità, perché la abbrutiscono e la rendono simile a quella delle bestie, e pensare che si possa fare qualunque cosa. Il peccato degli uomini grida contro il cielo. Vi ricordate quando Dio dice di dover scendere sulla terra per controllare quello che stava succedendo a Babele?
quando si costruiva la terra, la torre, a Sodoma, il loro peccato, il peccato di Sodoma è salito fino a me, devo venire a controllare. E Dio deve giudicare il peccato. La stessa cosa noi la troviamo in Levitico, al capitolo 18, il versetto 25. Il paese ne è stato contaminato. Leggete a quali peccati si riferisce. Quelli sono in particolar modo i peccati delle popolazioni che Dio avrebbe scacciato. E la natura è principalmente di natura sessuale, ma guardate cosa dice: il paese ne è stato contaminato e per questo io punirò la sua iniquità. Il paese vomiterà i suoi abitanti. E questa stessa cosa che il paese li avrebbe vomitati, Dio lo dice anche al suo popolo: se voi commettete gli stessi peccati che hanno commesso questi filistei, il paese vostro vi vomiterà. E guardate che la stessa parola noi la troviamo nella bocca di chi? Di Gesù. Se non ti ravvedi, io ti vomiterò dalla mia bocca. Il peccato è una cosa seria. Come possiamo pensare di continuare a uccidere innocenti? E penso al peccato dell'aborto. E di promuovere, non solo tollerare, ma promuovere ogni genere di immoralità e pensare che Dio ne rimanga assolutamente indifferente. Il paese ne è contaminato. Oh, fratelli, io non voglio dire che quello che noi stiamo osservando è una diretta conseguenza dei peccati dell'Occidente, ma dovremmo riflettere sul fatto che Dio sicuramente non si compiace di quello che oggi sono quelle popolazioni, perfino quelle che si dicono cristiane, perfino di tante chiese che si dicono cristiane. E se noi stiamo vivendo nella dimensione del giudizio, e la pandemia è un giudizio, e la guerra è un giudizio, ci vorremmo lamentare dicendo che forse noi non ce le meritiamo queste cose, fratelli? Noi ci meritiamo molto di più. Quello che voglio dire è proprio questo, che c'è, che Dio è un Dio di giustizia, e occhio per occhio, dente per dente è una legge giustissima. E ovviamente Gesù che cosa sta combattendo? Sta combattendo i fraintendimenti della legge del taglione, della legge di occhio per occhio, dente per dente, perché i farisei e gli scribi l'avevano fraintesa, ne avevano fatto diventare un'occasione per la vendetta privata, per una puntigliosa affermazione dei diritti personali. La loro interpretazione era ristretta, era letteralistica, era legalistica, e quindi dicevo: tu mi hai fatto una cosa, io sono autorizzato a immediatamente replicare, a vendicarmi. Erano vendicativi, erano assolutamente precisi nel fare quello che andava a loro favore, e si dimenticavano delle cose più importanti. Gesù, sapete, la legge diceva che per esempio si doveva pagare la decima, e questi scribi e farisei erano molto precisi nel pagare la decima, al punto che andavano nel loro orto, o avevano la pianta di basilico, prendevano le foglie, le contavano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, una foglia di basilico era per il Signore. E Gesù dice, Gesù parla della menta, eccetera, di queste erbette, in Matteo capitolo 23, Gesù dice: voi scribi e farisei che pagate la decima della menta, dell'aneto, del comino, trascurate le cose più importanti della legge,
Non ha importanza la lettera, la puntigliosità. Ah, occhio per occhio, dente per dente, tu mi hai fatto questo, io ti faccio questo. Voi vi siete dimenticati che lo spirito della legge è la giustizia, la misericordia e la fede. Queste cose bisogna fare, senza trascurare le altre, ovviamente. Ma queste sono le cose principali, l'essenza della legge. Ha voglia a dare piante di basilico o di menta, se il vostro cuore non è pieno di fede, di giustizia e di misericordia. Ha voglia a mettere migliaia di euro nelle offerte. Non me ne faccio niente dei vostri soldi, Dio dice. E quindi questo era il problema dei farisei, che fraintendevano questa legge del taglione. E non solo i farisei e gli scribi sono stati letteralisti. Lo stesso errore che potevano fare i farisei e gli scribi riguardo alla legge occhio per occhio, dente per dente, lo hanno fatto molti cristiani riguardo alle parole che seguono. Poi quando Gesù adesso ha parlato, no, e dice che se uno ti percuote su una guancia, tu porgigli l'altra, e così via. Non contrastate al malvagio. Alcuni sono stati così letteralisti. Per esempio, famoso scrittore, ovviamente in questi giorni avete sentito questa polemica su questi scrittori russi, no? Dostoevskij, eccetera. Io ho ripreso tra le mani un vecchio romanzo che, confesso, non ho mai letto, sono sempre stato intimidito, una cosa così, Guerra e pace di Lev Tolstoi, no? Chi l'ha letto? No? Vabbè, però è un classico della letteratura russa, e se si vuole capire il popolo russo probabilmente si devono leggere queste cose. E Tolstoi era un idealista cristiano. Tolstoi, per esempio, pensava che queste parole, proprio queste parole di Gesù, non resistere al malvagio, non contrastare i malvagi, eccetera, significava che non bisogna, non solo bisogna ripudiare la guerra, e non bisogna neanche replicare mai, non bisogna mai rispondere, nemmeno difendersi, ma addirittura non ci dovrebbero essere neanche carceri, non ci dovrebbe essere neanche condanne per chi commette dei reati, non ci dovrebbero essere neanche la polizia, le forze di polizia in un modo. Ecco, e quindi non bisogna reagire al male in nessun modo. Dagli scritti di Tolstoi è stato influenzato anche il Gandhi, il Mahatma Gandhi, no? Che ha fatto della sua filosofia della resistenza passiva, o del satyagraha, cioè il fatto che a persone che ci opprimono noi dobbiamo rispondere con la verità e con la forza della verità, con ragionamento. Ma in questo modo, vedete, non si può parlare di... Il concetto, per esempio, di guerra giusta non esiste, perché se non si deve resistere al malvagio, allora che devono fare sti poveri ucraini, o che cosa avrebbero dovuto fare gli europei davanti alle pretese dopo l'invasione della Polonia, eccetera, da parte di Hitler? Oggi parleremmo tutti tedesco, se così fosse stato, no? Cosa vuol dire quindi queste parole di Gesù? Cosa significano? Dobbiamo comprendere una cosa, che quando un'interpretazione è irrealizzabile e è ridicola, no? Non può essere vera. E vedete, se non esiste una legittima difesa, e noi comprendiamo che intere parti dell'Antico Testamento si dovrebbero cancellare, per esempio la prima guerra come che è ricordata nella scrittura, è quella
in cui dei re si coalizzarono per fare guerra contro le città della pianura, Sodoma, Gomorra. Vi ricordate, avevano preso Lot. Cosa fece Abramo? Abramo raccolse un numero di uomini e liberò Lot e si riprese quello che quei re avevano depredato. E questa cosa è stata approvata da Dio. Abramo è stato benedetto dal sacerdote Melchisedec dopo aver sconfitto quei re. Esiste una guerra giusta, e non entrerò qui nella questione. Quindi la difesa è legittima. Se una persona viene incontro a me e mi vuole fare del male, mi devo fare ammazzare? Non devo rispondere? Nell'Antico Testamento noi abbiamo delle precise risposte riguardo a chi reagisce in seguito a una minaccia. E quindi, se fosse questo quello che Gesù vuol dire, c'è una contraddizione nei confronti della scrittura stessa. E molti precetti evangelici che ci chiamano a combattere attivamente contro il male in noi stessi, contro il peccato nella Chiesa, contro l'eresia. Quando noi facciamo un processo nei confronti di una persona che, avendo peccato, non si vuole ravvedere, cosa stiamo facendo? Non stiamo forse reagendo e contrastando il malvagio? Allora forse Gesù dice che non si deve usare nessuna forma di disciplina, ma come? Gesù stesso ci ha detto che lo dobbiamo fare. Quindi comprendete che questo non può essere inteso in senso, diciamo, generale e a qualunque livello. La Chiesa è il baluardo per contrastare e fermare l'avanzata del male nel mondo, e se i cristiani non lo comprendono, non possono che diventare schiavi, servi o martiri dei malvagi. Ma noi osserviamo che gli apostoli disubbidiscono alle autorità e Paolo stesso fa ricorso alla legge per dire: io sono un cittadino romano, ti è lecito punirmi senza un giusto processo? È una forma di resistenza. E addirittura noi troviamo i cristiani martirizzati che nel cielo chiedono a Dio vendetta. Al capitolo 5 del libro dell'Apocalisse, quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Essi gridarono a gran voce: fino a quando aspetterai, o Signore, santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sulla terra? Beati quelli che sono affamati e assetati della giustizia. Significa una giustizia che devono ricevere in Cristo, ma che vogliono vedere la giustizia stabilita sulla terra e nel mondo e nell'universo. Quindi, che cosa vuol dire? Come dobbiamo intendere queste parole di Gesù? Vado all'insegnamento di Cristo. Sono contento e sono andato abbastanza veloce stamattina. La prima cosa è questa: Matteo 5, 38 a 42 non si riferisce alle nazioni o a livello pubblico, ma si riferisce anzitutto ai discepoli e a livello personale e privato. A chi sta parlando qui Gesù? Sta parlando ai suoi discepoli, a quelli che sono poveri in spirito, che fanno cordoglio, che sono affamati e assetati di giustizia, che sono misericordiosi, che sono puri di cuore. Sta parlando a quelli che sono stati rigenerati dallo Spirito Santo. Sta parlando a persone rinnovate, a persone che hanno conosciuto Dio, a persone che sono state trasformate nel loro cuore, che hanno ricevuto un cuore nuovo. Ma come fanno ad applicare, come si può applicare queste cose
Se non sei un cristiano, una cristiana, se non hai Cristo come tuo modello e Dio come tuo ideale di perfezione. Gesù sta parlando ai suoi discepoli, sono rivolte a non a tutti gli uomini, a voi io vi dico. E riguardano la persona, la sfera personale, il confronto con i malvagi. Il termine malvagio non è al neutro, non è inteso in senso astratto come male, ma alla persona malvagia. Quando Gesù dice non contrastate la persona malvagia, il malvagio, e ci indica il modo in cui dobbiamo relazionarci alle persone che ci fanno del male, non in quanto cittadini di uno Stato, ma in quanto suoi seguaci. E poi queste affermazioni riguardano una virtù che oggi è sempre più dimenticata, che è l'abnegazione cristiana. Se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi seguita. Questa è l'essenza del cristianesimo, rinunciare a noi stessi. Quante volte l'abbiamo sentito dire, ma quello che mi sta capitando non me lo merito. Ma tu vuoi essere davvero trattato secondo quello che ti meriti? Povero te, povera te, io ringrazio Dio che non mi tratta secondo i miei meriti. Io mi merito, secondo voi, di stare in piedi davanti a voi, di avere una buona salute, di avere una famiglia decente, una casa confortevole e di essere arrivato al mio 58esimo anno d'età? Non me lo merito. Dio ci tratta con misericordia, non secondo i nostri meriti. E beati coloro che hanno capito che il cristianesimo è rinunciare a quei presunti diritti che accampiamo come esseri umani e prendere la sua croce e seguirlo. Noi dobbiamo avere l'attitudine il non resistere deve quindi non intendersi in senso assoluto, ma come la disponibilità, l'attitudine costante a rinnegare noi stessi nei rapporti con il nostro prossimo, a non vendicarci facendoci giustizia da soli, ad avere pazienza, ad essere generosi, ad essere accoglienti verso tutti. E a questo proposito dobbiamo comprendere i quattro casi che Gesù ci dice. Ci dà quattro casi. Il primo caso è questo schiaffo sulla guancia destra. Non è un assalto, dovrebbe intendersi principalmente come un'offesa. Nell'antico Israele, quando si voleva disprezzare una persona, gli si dava uno schiaffo con il dorso della mano, no? Sulla destra. Come per dire, tu non vali niente, non sei niente. Era un'offesa, una grave offesa. Un'offesa di quelle che si lava col sangue da noi qui in Sicilia, no? E quante volte ho sentito dire ai bambini, oh, tu hai menzionato a mia madre, allora faccio così e faccio così. Ora, Gesù dice, le persone vi offenderanno. Soprattutto se siete cristiani, vi offenderanno, ve ne diranno di tutti i colori, vi diranno che siete stupidi, vi diranno che siete incolti, vi diranno... Ecco, allora, se qualcuno ti offende sulla destra, ti offende, ti dà uno schiaffo sulla destra, tu porgigli l'altra. Ovviamente non significa che dobbiamo essere degli zerbini, che ci dobbiamo fare calpestare.
Secondo voi Gesù intendeva letteralmente che se qualcuno ci percuote su una guancia noi diciamo un altro, dammene un altro? Chi è che potrebbe pensare una cosa del genere? Gesù stesso non l'ha fatto. Gesù stesso non lo ha fatto questo. Quando lo percossero durante il suo processo gli ha detto: ma tu perché mi percuoti? Vi ricordate? Credo che sia al capitolo 23 di... un po' più avanti del Vangelo di Matteo. Perché mi percuoti se ho parlato bene? No? Quindi Gesù, quello che sta dicendo di fare, dal punto di vista, se lo intendiamo in senso letteralistico, egli stesso non lo fece. Lui fece notare che quello che era stato fatto era sbagliato. Quindi che cosa significa però? Significa che se qualcuno ci offende non dobbiamo replicare l'offesa, non rispondere allo stolto secondo la sua stoltizia affinché tu non gli abbia a somigliare, è scritto nel libro dei Proverbi, ma rispondi allo stolto secondo la sua stoltizia affinché non passi, non si creda saggio. Gesù non ha replicato dando uno schiaffo, o perlomeno lui avrebbe potuto dire mezza parola e li avrebbe polverizzati tutti, no? Ma non ha replicato in questo modo, ha replicato con una parola che ha mostrato la follia: se ho parlato male perché mi percuoti? E non ci fu replica. Ora, questo per quanto riguarda le offese personali, quindi non un atto di violenza, perché io credo che se c'è una persona, e pensiamo a un caso di violenza, se un marito percuote la moglie dovrebbe porgere l'altra guancia? No, la moglie dovrebbe, se è una cristiana, chiedere aiuto alla Chiesa, che dovrebbe prima di tutto cercare di riportare il marito a una condizione di umiltà, di ravvedimento, e se non si ravvede, io credo che abbia il dovere, il diritto di denunciare. Quindi non si parla in questo senso. Un attacco, il secondo esempio è quello di un attacco alla nostra proprietà e alla nostra dignità. Il mantello, la tunica, significa ci vogliono spogliare, ci vogliono, no? Ci vogliono esporre. Noi abbiamo avuto nel passato questo genere di cose, personalmente l'ho dovuto subire nell'esercizio delle mie funzioni di pastore. E voi che mi conoscete sapete un po' la storia, quindi posso rimanere nel vago. Sto parlando a voi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo resistito, ci siamo difesi. E quando poi alla fine il Dio, che è meraviglioso, grande, potente, ci ha dato ragione, avremmo potuto contrattaccare. Avremmo potuto dire: bene, adesso ce l'avevo, adesso fai i conti con noi, ti metteremo in ginocchio, ti sei permesso di volerci trascinare davanti ai giudici, adesso che la giustizia terrena ci ha dato ragione, te la facciamo vedere noi. Abbiamo rinunciato. Perché? Perché siamo deboli? No, ci avrebbero fatto comodo qualche centinaio di migliaia di euro. Non l'abbiamo fatto perché siamo cristiani. Perché i cristiani sanno rinunciare a se stessi e ai propri diritti. Paolo rimprovera i corinzi, non tanto e non solo perché c'erano dei litigi tra di loro, perché purtroppo questa è la realtà, capite fratelli? Oh, qua ci sono parecchie famiglie, marito e moglie, ma voi non litigate mai tra marito e moglie? Non avete mai differenze di opinioni? Il problema non è la differenza di opinione, è naturale che ci sia, e
nell'ordine delle cose, non sono i problemi che si presentano, è come si risolvono i problemi che fa la differenza. Questo è il fatto. E Paolo dice ai Corinzi: già è una cosa terribile che voi, che ci siano dei problemi tra di voi, ma poi andate a finire davanti ai tribunali, ma non siete neanche capaci di sopportare qualche torto o qualche danno, voi cristiani. Questo è quello che Gesù sta dicendo quando parla di, diciamo, la tunica, il mantello, eccetera. Non è che significa che ci dobbiamo spogliare nudi, ci dobbiamo svergognare davanti a tutti o rinunciare alla nostra proprietà privata, no? O anche più avanti, nelle richieste di lavori volontari per costrizione, quando Gesù parla del secondo miglio, no? Se uno ti costringe a fare un miglio, fa il secondo, si riferisce a una legge che era presso i romani che dominavano diciamo la Giudea, quindi gli ebrei avevano il diritto di prendere una persona e fargli portare un peso per un miglio, circa 1,5 chilometri, e questo era considerato una cosa, un'oppressione, no? E si ribellavano, era un'umiliazione, sicuramente era un'umiliazione. Ma ricordate, lo troviamo anche nella storia della crocifissione di Gesù, quando presero a Simone il Cireneo e gli misero la croce di Gesù su di lui, è proprio lo stesso principio, no? E qui Gesù dice: fanne due. Qualcuno ti vuol fare una cosa che ti costa? Ma fanne due miglia, magari meraviglia questa persona, sorprendila, fagli capire chi sei tu, che sei una persona diversa, che non sei come gli altri, che sei un mio discepolo, una mia discepola. E magari nel secondo miglio predicagli il Vangelo, che così sei più credibile. Non lo so, mi sembra che passare per stupidi. Si può permettere di passare per stupido solo una persona che stupido non è. Pensateci. Io certe cose le faccio non perché non ho la spina dorsale di oppormi, ma perché ho un motivo più alto. Ho lo scopo di mostrare a una persona che sono diverso da lui, da lei e dagli altri. Perché? Perché Cristo vive in me. Perché mi ha fatto diverso. Diversa. E poi l'ultima cosa, Gesù utilizza un ultimo esempio, ci mette le mani in tasca. Se c'è uno che ti chiede un prestito, allora, il prestito, i soldi sono i tuoi, è del tuo, fai quello che ne vuoi, e puoi dire sì e puoi dire di no, no? Chi è che ti può biasimare se io vengo da te e dico: Maria Paola, me li presti tot? E tu dici no, e io posso pretendere che lei me li presta, e sono soldi suoi. Se io glieli voglio prendere, io sono un estortore, giusto? Ma se io ti chiedo, se uno ti viene a chiedere un prestito, tu daglielo. Gesù dice: da chi ti chiede. Hai il diritto di non darglielo, ma tu devi mostrare la tua generosità, devi mostrare che sei un discepolo mio. Insomma, i cristiani fondano le proprie relazioni non sulla giustizia, ma sulla misericordia, sulla grazia e sull'amore. Non sulla forza, ma sulla mansuetudine. Non sull'accumulo e il risparmio di beni e di risorse, ma sulla generosa condivisione del proprio. Non sulla replica e la vendetta, ma sulla fiduciosa attesa dell'intervento di Dio. Questa è l'essenza del significato di questo passo. Due o tre parole di applicazione e ho finito. La prima: rispetto a questa guerra che si sta combattendo in Ucraina, cosa possiamo fare noi? Possiamo fare
possiamo pregare, possiamo offrire, possiamo dare accoglienza, vi dirò qualcosa alla fine del culto, possiamo dare sostegno, solidarietà, interessarci, ma c'è una cosa che questa guerra ci dovrebbe, su cui ci dovrebbe fare riflettere, ed è questa: quanto sia folle e fallimentare la politica sostenuta negli anni passati anche dalla nostra Europa, e quanto siano ipocrite e contraddittorie le posizioni di pacifismo radicale di certe parti politiche. Si vis pacem, para bellum. Se vuoi la pace, prepara la guerra. L'indebolimento e l'effeminatezza, con tutto il rispetto delle donne, del nostro occidente europeo, che vuole discutere della lunghezza di un pesce che si può pescare, o che ne so, di teorie del gender e di altre cose, invece di pensare di prepararsi e di difendersi. Perché le nazioni e gli stati hanno il diritto di avere un esercito, perché se non lo fanno, in un mondo in cui noi, come quello in cui viviamo, ci sarà un Hitler, ci sarà un Putin o ci sarà un chiunque altro che ci schiacceranno. E non possiamo convincerli con le nostre belle parole, davanti a certe cose, davanti alla prepotenza. Bisogna prepararsi. Nel libro dei Proverbi è scritto che l'uomo saggio vede arrivare il male, e che cosa fa? Si prepara, corre ai ripari. Noi in Europa abbiamo detto noi siamo per la pace. Andiamo avanti così, ci schiacceranno. O no? Ma sono cose da... Secondo voi questi discorsi sono i discorsi di un guerrafondaio? Sono i discorsi realistici, è sempre stato così. Quando c'è un grande dislivello di forze, il più forte schiaccia il più debole. L'unico modo è quello di mantenere le forze in equilibrio, se vogliamo avere qualche speranza. Questo è questo mondo. E rispetto alle nostre beghe personali, alle nostre questioni personali, ecco, qui la domanda è, quindi ho parlato del pubblico e dei livelli dello Stato, alcuni sono contro la pena di morte, contro il carcere a vita, contro il carcere in tutto, allora lasciamo che chiunque faccia qualunque cosa. Questo non è un ragionamento cristiano, credetemi. Il male deve essere contrastato dai giudici, dalle autorità, altrimenti il paese ne viene contaminato e il disordine regna. Ma per quanto riguarda le questioni personali, cosa dobbiamo fare? Ed è qui che si applicano queste parole. Dobbiamo essere capaci di sopportare perfino le ingiustizie. Dobbiamo essere capaci di essere pazienti, anche nei confronti delle restrizioni motivate e perfino nei confronti della disciplina divina. Perché, come dicevo all'inizio, non sarà forse che certe cose ci stanno capitando perché abbiamo abusato dei doni divini e adesso Dio ci sta togliendo quello che non abbiamo apprezzato. Questo è il problema. E dobbiamo avere il coraggio di dircelo. Avete avuto la pace? Per cosa l'avete utilizzata la pace? Per vivere temperatamente, piamente, santamente, o avete utilizzato la pace per spendere nei vostri piaceri, per peccare? E allora vi tolgo la pace.
è la tua vita improntata all'abnegazione, alla rinuncia a te stesso o a te stessa? Questo significa essere cristiani. Ragazzi, ma non solo voi, la vita non è desiderio di un continuo godimento egoistico. Non ci siete solo voi nell'universo, non ci sono solo i vostri diritti, le vostre cose. Ci sono gli altri, ma soprattutto c'è un Dio che vi ha creati, che ci ha creati, che ha i suoi diritti e le sue prerogative. E il Signore dice: io sono il Signore, il tuo Dio, non avere altri dei oltre a me. Dio è degno di essere adorato, servito, onorato, benedetto. Dio è degno di essere ringraziato, perché questo mondo che lo ha disprezzato, egli lo ha amato al punto da dare il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Smettetela di lamentarvi. E ogni giorno che vedete sorgere il sole, benedite colui che vi tiene in piedi. Perché i vostri giorni, i nostri giorni sono nelle sue mani. Possono essere tanti, possono essere pochi, possono essere belli, possono essere brutti. La nostra speranza però non è vivere 120 anni nelle nostre belle case su questa terra. La nostra speranza è Cristo, è un altro mondo, è un'altra vita. La nostra speranza è un altro corpo. La nostra speranza va al di là della vecchiaia, delle ginocchia che fanno male, dei tumori, delle leucemie, la nostra speranza va al di là di questo cielo. La nostra speranza guarda nella tomba e riesce a vedere oltre la tomba la luce del ricongiungimento con i nostri cari, di un mondo perfetto, di una esistenza gloriosa, contemplando il volto di Cristo. Fratelli e sorelle, se non è questa la vostra speranza, se la vostra speranza è quella di, che ne so, arrivare al prossima Pasqua per fare la mangiata con la vostra famiglia, se la vostra speranza è quella di poter aggiungere un giorno alla vostra vita, che differenza c'è tra voi e coloro che sono senza speranza? Cristo, nostra speranza, ci ha aperto le porte del cielo e lì dobbiamo andare. A gloria di Dio. Amen. Preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo perché la tua parola ci tocca, ci colpisce, ci fa a pezzi e ci rimette insieme. E ti preghiamo che tu possa davvero scrivere la tua parola nei nostri cuori, nei cuori di bambini, di adolescenti, di adulti, di anziani. E che questi tempi difficili e di prova siano anche i tempi della nostra, non della nostra ribellione, ma della nostra santificazione. Te lo chiediamo per amore di Gesù.